spesso si instaura tra studenti e insegnanti è, occorre dirlo, spesso debole e non è adeguata a produrre delle dinamiche di motivazionali di un certo tipo. La delegittimazione della scuola passa proprio da qui, dalla mancanza di motivazione. Non c'è più interesse per fare quelle cose. Il terzo aspetto è la crisi, la dimensione conoscitiva professionale, no? E in qualche modo non siamo più in grado, le istituzioni scolastiche spesso non sono più in grado di stare, no, al ritmo, al livello, allo stesso, no, a sintonizzarsi con quello che sta accadendo attorno a loro. Non riusciamo più a capire davvero cosa ci sta succedendo attorno, non usiamo più lo stesso linguaggio, la società corre con una velocità che è molto diversa dalla nostra. Le conoscenze che noi spesso comunichiamo o proviamo a trasmettere sono inadeguate e, poco utili all'inserimento verso una piena cittadinanza dei nostri giovani. E poi c'è questo gap strutturale, no, organizzativo, di cui abbiamo visto. Nelle nostre scuole restano luoghi non sempre molto sicure. Per rinnovare un'aula di informatica occorre attivare procedure che durano mesi, autorizzazioni di vario tipo. I nostri laboratori, no, sono spesso fatiscenti, deboli. Le nostre aule, altro che aule 2.0, sono davvero, guardate, sono le stesse da 50 anni, no? Io spesso dobbiamo chiedere agli studenti se invece che fare un'assemblea non possono possono essere i nostri pittori, perché non è possibile fare altrimenti. Questo deficit organizzativo e strutturale segnala davvero anche qua la crisi, il deficit di legittimità che accompagna la nostra scuola. Ecco un po' quello che mi pare sia lo scenario dove si opera, dove occorrerebbe sviluppare delle politiche per l'inclusione. Ma capite che se il contesto è questo, si fa fatica. Allora a questo punto è fondamentale che davvero tutti i cittadini, che la società civile si attivi e prenda scuole di qualità, che inizi in qualche modo a presidiare ovunque, ogni organo collegiale, questo è il mio, ma è a essere, no, andare a parlare, a disturbare, a insistere, a penetrare in ogni modo, no, questo muro di immobilismo che spesso accompagna la nostra istituzione, le nostre istituzioni scolastiche. È l'unico modo, perché se il cambiamento non parte dal basso, non parte dalle famiglie, dalla società civile, dalle associazioni che hanno a cuore il benessere della scuola, un cambiamento che parta dall'alto, con le riforme ministeriali, sarà sempre molto, un po' buffo, un po', creerà qualche disagio, qualche imbarazzo, non procurerà mai quella rivoluzione culturale, quel rinnovamento culturale di cui abbiamo bisogno tutti nelle nostre scuole. Io chiudo anche col dire soltanto che in questa dinamica non preoccupiamoci di sposare o di farci portatori della nostra visione del mondo. Noi abbiamo vissuto spesso, no, un po' anche questo stordimento, che le istituzioni pubbliche devono essere istituzioni neutre. No, sì, è vero che devono essere neutre, ma cosa significa neutralità? Significa che bisogna appiattire ogni diversità, ogni specificità culturale, non soltanto di degli con gli apprendimenti. No, le istituzioni pubbliche devono essere luoghi inclusivi nel senso di plurale, dove ogni specificità abbia diritto ad esprimere, a rendere partecipe, ad ascoltare la voce altrui, con pieno diritto di cittadinanza. Però per fare questo occorre un po' uscire, fuggire dal mito di questa neutralità asettica che ci paralizza, no? E incominciare a lottare per le proprie convinzioni, a esserci di qualunque tipo che si sia.
senza difficoltà, non sposando mai i dualismi, no, che in qualche modo ci dicono: tu hai una convinzione di tipo etico, allora non la devi condividere a scuola perché sennò sei un bigotto, tu hai una convinzione di tipo religioso, allora tieni soltanto per il tuo culto. No, no, le scuole dovrebbero essere luoghi di conversazione, di argomentazione, di confronto sereno, civile e democratico. Però spesso ci manca un po' questo spessore culturale, le visioni del mondo sono appiattite e spesso noi abbiamo una società che in qualche modo ha una dinamica culturale non sostenibile a lungo termine, perché priva di questo richiamo forte che sono le convinzioni, le visioni del mondo di fondo, i paradigmi culturali che in qualche modo ci accompagnano giorno dopo giorno. Occorre andare in questa direzione, per cui l'invito è quello, come dire, di non spaventarsi, di mettersi completamente in gioco con la propria specificità. La scuola è una istituzione che necessita del contributo di tutti e le argomentazioni devono esserci tutte, non esistono, no? La scuola non può essere monoculturale, non può essere monoconfessionale, non può essere appiattita, no? Ha una dinamica soltanto di un certo tipo. E su queste cose penso che si potrebbero dire però molte cose, però soltanto se arricchiamo questo richiamo, no? A vivere la diversità in modo positivo, in modo pieno, ma forse quelle statistiche, no? I nostri giovani, i giovani lei, sapete, sono i giovani, c'è una percentuale molto preoccupante del nostro paese, i giovani che non si trovano né in formazione né in occupazione hanno una percentuale di, diciamo così, inattività altissima, che arriva tra i 16 e i 24 anni al 40%. Sono giovani che stanno deciando il proprio futuro, è colpa anche delle nostre scuole, bisogna cambiarle, bisogna rinnovarle, bisogna riformarle, superando tutti questi piedi che abbiamo. Grazie. Come genitori, si parte come insegnanti, si parte come docenti, si parte come amici, perché i nostri ragazzi sono, e non è un modo di dire, il nostro futuro, e loro ci diranno un giorno che genitori siamo stati e che educatori siamo stati. A questo punto è il momento delle nostre domande. Vorrei, Gianfranco, se puoi prendere un microfono. Ah, c'è già, perfetto. Avete delle domande da fare ai nostri relatori? Avete degli interventi, delle testimonianze da fare che volete? Ecco, uno. Mi chiamo Patrizia. Ciao Patrizia, ciao. Si è parlato di come risolvere i problemi dei DSA. Ma nessuno si è chiesto da cosa sono causati. Chiedevo se qualcuno si è posto questa domanda. Perché nascono adesso o hanno iniziato a nascere 20 anni fa? I primi dislessici non erano capiti, adesso ci sono un sacco di professionisti che possono aiutare questi ragazzi, questi adulti. Ma la causa si sa. La causa della dislessia, stai facendo? La causa della dislessia, della disgrafia, della discalcia. Cioè, qualcuno si è chiesto? Sì, chi vuole rispondere? Poi, prego. Prego. Allora, diciamo che per la dislessia ci sono delle cause neurobiologiche, ok? Prima, lei appunto sono andata e adesso sono riconosciute molto di più diagnosi di DSA, molto tempo non lo erano, proprio perché è stato merito delle ricerche che sono state condotte e che hanno potuto riconoscere diversi fattori appunto che possono spiegare
essere sia un tempo tutte queste ricerche non erano state condotte, per cui diciamo, i ragazzi che avevano delle difficoltà scolastiche non venivano riconosciuti con i dati di DSA, ma appunto, come vedevamo prima, diciamo, erano considerati dei ragazzi, tra virgolette, un po', diciamo, sfaticati, quindi svogliati, mentre adesso, per fortuna, grazie anche alle ricerche, quindi anche grazie ai ricercatori, appunto scienziati, psicologi, neuropsicologi, che hanno studiato proprio l'argomento, insomma adesso abbiamo la possibilità di fare una diagnosi e quindi riuscire a seguire questi ragazzi nel loro percorso di studio. È proprio questa la differenza tra quello che era un tempo e quello che è adesso. Un tempo non era riconosciuta la diagnosi perché non era ancora stata condotta delle ricerche in merito e quindi venivano più che altro un po', diciamo, considerati dei ragazzi svogliati. Mentre adesso, per fortuna, c'è la possibilità, insomma, di avere questa diagnosi, insomma. Non mi sono spiegata. Ah, grazie, vuoi aggiungere qualcosa? Non mi sono spiegata. La diagnosi è possibile, arrivare a una diagnosi tramite il test, ma cosa ha causato questa situazione? Cioè, lei ha detto che sono stati fatti psicologi, scienziati, mi piacerebbe sapere. È una neuro varietà. Rispondo come le rispondo proprio prima in maniera scientifica, poi le rispondo in maniera migliorativa. La dislessia è una disabilità che è presente nella classificazione insieme a tante altre patologie, diciamo, neurologiche, per cui di fatto la dislessia nasce da un'origine di tipo biologico, quindi è un meccanismo diverso di funzionamento. Perché non ci piace chiamarlo disabilità, anche se rientra in teoria nelle disabilità? Perché in realtà c'è una cosa che non so se è stata rimarcata all'inizio: i soggetti dislessici hanno un funzionamento diverso delle aree cerebrali, ma non è che non funziona. Cioè, i soggetti dislessici, per fare diagnosi di dislessia, devono avere un quoziente intellettivo superiore alla media. Per questo motivo non ci piace chiamare la disabilità, perché purtroppo il termine disabilità, se lo usassimo nel termine dell'accezione non medica, no? Ma lo trasportassimo nella nostra società, diventa qualcuno che ha un problema. In realtà questo è esattamente quello che noi come associazione Dislessia Italiana abbiamo per tanti anni, e non poi incontro anche quello che diceva il professore, cercato invece di far percepire in maniera diversa. I ragazzi dislessici non sono gli asinelli, non sono gli stupidi, perché questi sono gli appellativi con cui spesso sono stati, diciamo, identificati. Sono ragazzi che hanno un funzionamento diverso delle aree cerebrali, che hanno un quoziente intellettivo superiore alla norma, se no non potrebbe essere fatta diagnosi di dislessia, ma cadrebbe in altre cose, quindi ritardi mentali o altre tipi di diagnosi, e che proprio perché funzionano diversamente nel nostro sistema scolastico un po' arcaico, diciamo così, incontrano molte difficoltà. E lei adesso mi chiederà: ma la scuola è sempre stata così, perché prima no e adesso sì? Perché in realtà è cambiata anche, sono cambiate altre cose. È cambiato il fatto che una volta si poteva permettere, molti di questi ragazzi sono tra quelli che hanno smesso di studiare in quinta, in terza media, forse anche prima, si sono avviate alle professioni magari e non a percorsi di studio perché venivano indirizzati diversamente. Oggi, per fortuna, la diagnosi e la conoscenza della dislessia consente invece di far sì che questi ragazzi abbiano assolutamente un percorso scolastico esattamente come tutti hanno diritto di avere, con le loro caratteristiche però. Quindi le loro caratteristiche, il loro funzionamento diverso nella scuola vuol dire chiedere alla scuola, quella famosa inclusione di cui si parlava prima, chiedere alla scuola un metodo anche di passaggio delle informazioni diverso rispetto a quello che poteva
essere lo standard didattico di qualche anno fa. In questo ci aiutano molto le tecnologie, quindi perché ci aiutano? Non perché la tecnologia è la soluzione, ma perché aiutano il docente a usare altri canali, che non sono solo il canale uditivo, che è meno visivo, no? E quello visivo per contributo non dislessico, se è dislessico nel senso proprio della dislessia, non discalculico, non altre cose, è anche un canale che purtroppo funziona anche maluccio. Ma per fortuna queste tecnologie ci consentono di attivare altri canali di comunicazione, che sono quelli della cinema estetico, visospaziale, no? Abbiamo altre possibilità, pur trasferendo gli stessi contenuti, non per questo trasferendo contenuti minori. Qua apro una parentesi, non voglio sentire dire che i ragazzi dislessici devono essere dispensati da lavorare, mi raccomando, questa è una cosa che è vero, però è un errore che si commette, no? Ci teniamo gli obiettivi, dispensiamoli. Io non sono molto a favore, la legge lo dice, oggi non ne abbiamo parlato, la legge 170 parla di strumenti compensativi e dispensativi, quindi la persona due. Però non vorrei che l'accezione dispensativo venisse presa nel termine peggiore, cioè faccio proprio il minimo sindacale e mi faccio dare un 6 politico così basso. Questo è sbagliatissimo, è tanto sbagliato come non riconoscere la dislessia. Grazie, c'è un'altra domanda? Grazie. Grazie a te. Si può aggiungere? Sì, assolutamente. Vi racconto cosa succede in un consiglio di classe, normalmente quando c'è un caso di tecnologia, gente sono. Allora, ti dico cosa succede quando c'è lo stesso, quando compare un caso nuovo di dislessia. Allora, c'è qualcuno che inizia a guardare la documentazione con una qualche sospetto, soprattutto matematica e inglese, vi dico subito. Hai identificato. Allora, che cominciano a dire dopo, no, dopo magari la lettura, no, o comunque via indicazione di un profilo, iniziano i primi dubbi, i primi sospetti vengono condivisi, ma secondo me questo non vuole fare niente, ci sta giocando, se altro perché io lo vedo che parla con il suo compagno, parla lì, non ha nessun problema, guardate, sono discussioni da prima, no? Quindi c'è un problema. Allora, cosa voglio dire? Che c'è anche una profonda impreparazione, no? Ma non cattiveria, è banale ignoranza, è una, come dire, una impreparazione di fondo del personale docente nella scuola, perché noi non possiamo accumulare, non pretendere, no, che l'insegnante diventi in qualche modo competente su tutto, occorre anche incominciare a riconoscere i propri limiti, no, le proprie responsabilità. Purtroppo questo non è stato fatto. Allora cosa è successo? Si stratificano, come dire, competenze che sono presenti solo sulla carta, per cui non si riesce spesso a leggere neanche una diagnosi. È vero. Sono difficili, non sempre sono. Allora, questo non parlo fatto che procurare delle strategie didattiche, no, che sono fondamentali, che pongono la scuola ancora in un profondo, disagio e la distanziano sempre di più dai bisogni. Ci sono altre domande del pubblico? La signora in fondo, Gianfranco. La signora, scusa. Pronto? Non volevo togliere la parola a nessuno, se c'era qualcun altro che vuole. C'era la signora dietro. Allora passo prima, la signora dietro. Buonasera, io mi chiamo Lorena e sono figlia di Esther. Io vorrei approfittare di questa situazione per un consiglio a grandi linee. Io ho ragazzini in terza media e devo scegliere la scuola. È chiaro che mi hanno considerato un professionale e soprattutto che l'hanno inculcato di fare professionale. Cosa faccio? Io posso rispondere a quanto di mio. Grazie. Mio figlio è dislessico e disortografico, grave. Si è diplomato geometra, che è un istituto tecnico, anche noi avevano considerato un professionale, ma io
sono così. No, vuoi costruire case, allora fai la scuola per geometri, non puoi andare a fare un'altra scuola se vuoi costruire case. Lui alla fine ha capito che quello non era il suo indirizzo, in quinta superiore, quando ha fatto lo stage, ha detto, ma questi scartabellano solo carte burocratiche, io voglio lavorare con le mani, voglio fare il meccanico. Vai a fare il meccanico. È andato a fare il meccanico. Una sera è venuto da noi e ci ha detto, guarda, non mi è sufficiente il mio diploma da geometra. Gli ha dato un bellissimo diploma, perché gli ha dato delle competenze incredibili, matematica, informatica, disegno tecnico, eccetera. Fa però, mamma e papà, mi manca l'elettronica. Allora noi gli abbiamo detto, beh, ti studi l'elettronica, fallo o no? Io voglio per avere un'abilitazione in futuro, per poter aprire una mia attività, prendere un altro diploma di tecnico. Se è andato a lavorare 12 ore al giorno in officina, e credimi, fa fatica, alla sera ha frequentato dalle 8 a mezzanotte i corsi serali e si è diplomato in meccatronica. Allora, cosa ti voglio dire? Tu conosci tuo figlio, voi conoscete vostro figlio, avete sentito oggi le offerte, cioè la possibilità di farvi aiutare anche in questo, anche col ragazzo. Non è un accontentarsi, non è che devo dire accontentati, tuo figlio fa professionale, però c'è anche un'altra realtà da valutare. A tutti i ragazzi di SA viene consigliato di andare al professionale. Ci sono delle classi di professionali che hanno 12-13 DSA dentro. Ditemi voi, e qui ci sono mamme che possono testimoniare. Ditemi voi come possono, mi fanno pena anche i professori, come possono affrontare una situazione di questo genere. Mio figlio minore, frequenta un istituto tecnico industriale. Ci sono 16 ragazzi, lui fa meccatronica anche lui è solo disgrafico. Ci sono, a parte lui, ci sono 5 DSA nella sua classe, sono i migliori, questo l'ha detto la coordinatrice all'inizio della scuola. Quindi, prima di dire scelgo un professionale, no, io scelgo la scuola per mio figlio, quella che adatta a lui, secondo me, poi c'è la possibilità di cambiare. Però scelgo la scuola adatta a quella che io credo, quella che voi credete, quella che in base al suo percorso scolastico, più bravi in matematica, più bravi in italiano, più bravi, voi vedete, vi fate aiutare da queste professioniste e secondo me farete la scelta giusta. Posso solo aggiungere qualche cosa? Allora, in merito alla scelta, io penso che non sia una questione di dislessia, di DSA. Cioè la scelta della scuola è qualcosa che è difficile per tutti i ragazzi. Uscire dalla terza media e scegliere l'indirizzo è un dramma di tutti gli adolescenti. E quindi credo che valgano le regole di tutti gli altri adolescenti. Cioè la scuola deve scegliere il ragazzo in base ai propri talenti, ma per talenti non intendo dire, no? Cioè per le proprie attitudini, per quello che gli piace, per come lui si vede proiettato nel mondo futuro, per quanto sia difficile ovviamente fare questo, ma perché è l'età, non deve essere imposta, e quando parlo di imposizione non deve imporre né un docente né la famiglia. Perché il primo fallimento scolastico è quando un ragazzo non fa una cosa che gli piace. E quando è dislessico, credetemi, gli deve piacere davvero tanto quello che fa. Perché devono studiare talmente tante ore, con pesantezza maggiore rispetto ai compagni, che o gli piace davvero, oppure non è più una questione di tecnico, di professionale, di liceo, è che non ce la fai a stare sul libro che non ti piace tante ore, soprattutto quel libro lì non ti viene neanche tanto bene da studiare, da leggere. Quindi secondo me la regola è questa, cioè i ragazzi devono scegliere. È chiaro che voi siete delle guide, no? Non autorità ma autorevolezza, cioè gli sto di fianco, non devi scegliere la scuola perché è la scuola dove vanno tutti più simpatici, certo, deve essere una scelta ovviamente che voi verificate che sia una scelta, voglio dire, propria, no? E soprattutto
responsabile. Questo adesso sono andata veloce, ma erano dei punti della presentazione, quindi ringrazio per la domanda. Deve essere una scelta responsabile, cioè responsabilizzatelo nella scelta, fate con lui passaggio, andate a vedere la scuola, prendetelo partecipe, fategli fare l'iscrizione, andate a vedere i laboratori, fategli spiegare che cosa vuol dire per lui mi piace arte, no, adesso lo dico a caso, no? Perché io ho un figlio che mi piace arte e dice che farà l'artista da grande. Non riesce a studiare un libro di storia e a imparare a memoria neanche due frasi, questo parola, quindi arte l'ho spiegato che è molto bella, no? Ma oltre a disegnare c'è dell'altro. Che non vuol dire che lui non farà il liceo artistico, io glielo auguro se quello vuole fare, ma che lui sia consapevole che andare al liceo artistico non vuol dire solo disegnare. Quindi queste sono le cose di cui uno secondo me si deve sincerare. Una volta fatto questa è una scelta. E soprattutto la possibilità di cambiare, cioè se hai scelto male, cioè non succede nulla, no? Ci si può ripensare sulle scelte. L'importante è che la scuola non sia un incubo ogni giorno che si va per la soglia, insomma, ma questo vale per tutti, non solo per i ragazzi dislessici. Grazie. Ultima cosa, non pensate che i tecnici siano più facili del liceo. Io so che ho degli insegnanti qua, che forse mi odieranno per quello che sto dicendo. Guardate che i tecnici, per un ragazzo dislessico è più difficile del tecnico, ma nel senso che ci sono più materie, più competenze mnemoniche, cioè chimica, fisica, non so se fare elettronica, cioè non è facile per un ragazzo dislessico. Paradossalmente è più facile una scuola liceale perché ha meno materie su cui si deve cambiare, ma questo non è un assioma, dipende dalla diagnosi. E mi riallaccio a quello che diceva giustamente il dirigente, mica tutti i dislessici sono uguali, quindi anche nella scelta guardate la vostra diagnosi, cioè vedete le caratteristiche del ragazzo. Questo lo dico perché ci sono ragazzi dislessici che fanno tranquillamente il liceo, ma non tutti probabilmente sono portati, ne hanno voglia di fare quel percorso, perché è difficile, è vero, ma è difficile per tutti i ragazzi. Quindi secondo me è la loro motivazione ancora una volta. Ci sono altre domande? Ah, Ettore, scusami, ho dimenticato di te. Figurati. Ho ascoltato con attenzione tutti i vostri interventi e mi sono reso conto che il tema e i problemi insiti in questo tema sono notevolmente complessi. Quello che ha concluso il professor Rizza riguardo alla situazione nel mondo della scuola mi fa pensare che sarebbe opportuno, non so se esiste un progetto, che tutte le varie associazioni che sono impegnate, lavorano nel settore, possano produrre una sorta di documento o comunque di pressione al Ministero dell'Istruzione perché vi siano qui anche degli insegnanti preparati per poter intervenire in questi contesti, perché se no tutto finisce nuovamente sulle spalle della famiglia, delle varie organizzazioni, associazioni che si impegnano, e la scuola avrà grosse difficoltà di inserire questi ragazzi e ragazze nel loro contesto. Sì. Allora, l'Associazione Italiana di Dislessia che io oggi qua rappresento ha questa finalità. Lo scopo per cui è nata nel 99 è stato proprio quello di dare una voce forte, unica, all'interno del mondo politico e del mondo istituzionale su questa tematica, che ovviamente parliamo del 1999, quando abbiamo cominciato in Italia a operare, era qualcosa, come diceva un po' la signora, cioè arrivava un momento in cui non era proprio così semplice parlare di dislessia, no? Dislessia era quel ragazzo che aveva bisogno della fotocopia 3, non è cieco, questo era un po' il concetto del dislessio, ci vede benissimo, sempre che facciamo grande così, legge uguale, perché è l'automatismo che ha più difficoltà. Quindi è chiaro che questo è lo scopo dell'associazione. Noi come associazione siamo ente accreditato al MIUR per la formazione. Noi ogni anno teniamo corsi di formazione per docenti, per educatori, per tutor dell'apprendimento, lo accennava la dottoressa Bernabei, esatto. E abbiamo
creare un tavolo costante di discussione o di collaborazione di punti di vista con il MIUR, non l'ultimo, quello fatto a luglio dello scorso anno. È chiaro che qua mi deve permettere, la formazione docente non è obbligatoria in Italia, quindi come associazione, noi ma come tanti altri formatori, perché poi le università stesse fanno la formazione, il problema è che non è obbligatoria, quindi è il docente della scuola che si fa carico di questa parte, diciamo, della propria professionalità. È un po' ecco perché poi sentiamo spesso parlare di cose più pomeridiane, perché lì non c'entra la scuola, quindi lì siamo un pochino più liberi, no? Per cui si fanno molte più attività, ma non per mancanza di volontà, perché la scuola è stata sempre un pochino chiusa, adesso comincia un pochino ad aprirsi, insomma, però questo è un po' secondo. Per quanto riguarda il discorso sul MIUR, vi dico solo questo, nel senso che come associazione ci tengono, perché poi noi sono anche i genitori soci, quindi danno un contributo annuale e l'associazione vive basandosi proprio sulle persone che danno un contributo, quindi è importante saperlo. Quest'anno il MIUR, come sapete, ha ridotto, se non sono scritto lo dico io, ha ridotto una parte del fondo destinato alla formazione e ha chiamato le associazioni per sopperire a questa difficoltà, e AID tra le tante associazioni, perché c'è anche l'associazione per l'autismo, c'è l'associazione per i sordi, per i non udenti, cioè, ci sono varie associazioni che si muovono, hanno dato gratuitamente a disposizione del MIUR molte ore dei propri formatori. Quindi noi come AID abbiamo dei formatori tecnici, abbiamo sia dei medici, quindi sia neuropsichiatri, abbiamo psicologi, abbiamo pedagogisti e abbiamo docenti al nostro interno, perché abbiamo anche docenti che sostengono l'associazione. Sono formatori AI che gratuitamente danno per quest'anno scolastico delle ore a disposizione delle scuole. Ora, la burocrazia però e l'organizzazione della scuola, questo è un altro argomento, quindi io credo che la sua osservazione sia importantissima. E credo che nasca dal fatto che più siamo e più associazioni probabilmente spingono nella stessa direzione, non ci disperdiamo, forse riusciamo a far muovere di un passetto in più il ministero in primis, ma soprattutto le scuole, però noi siamo la società, cioè, ecco, siamo noi che lo dobbiamo fare. Questi incontri servono proprio a prendere coscienza che questo passaggio è assolutamente fondamentale. Noi oggi non avremo la legge 170, che è una legge che a me non piace neanche raccontare, perché secondo me non servono le leggi nel mondo dell'educazione della scuola, ma serve l'obiettivo, cioè la scuola è un'istituzione che deve funzionare anche senza la legge 170. Però queste leggi sono state necessarie, sono state un passaggio, sono state fatte grazie alle associazioni. La signora qui, prego. Io sono la mamma, in questo momento presente, un bambino che mi frequenta la prima media. Volevo dire, devo ringraziare la dottoressa che sono qui sul palco. Delle volte la scuola è vero che gli insegnanti tendono un po' a evadere questa problematica. Dovrebbero essere anche i dirigenti a obbligare gli insegnanti a frequentare questi corsi. Io qua stasera, mi spiace dirlo, sono un'ex insegnante, problemi di salute, mi sono distaccata, sono come mamma. Ho visto pochissimi insegnanti, ma proprio pochi. Però di quei pochi che c'erano, erano come genitori. Allora, l'associazione fa tanto, quindi sempre come genitori si va avanti per cercare di far capire questa problematica. Ho sentito tantissime bellissime parole, sai, quelli prima e quello dopo. Sono qui, alcune che mi hanno colpito tanto, perché ho vissuto sulla pelle di mio figlio. Certo, guardi, ma in essere scolastico, un senso di educazione, relazionarsi con i docenti per imparare a organizzarsi, il rispetto per i suoi ritmi, poter continuare in vita. Onestamente, parlando un po' in generale, io come mamma ho proprio il coraggio di tirare figli a mio figlio da una scuola pubblica dove io ci sono dentro. Mi chiedo tutt'oggi,
distanza di 2 anni, come mai la scuola pubblica non riesce ad affrontare queste problematiche rispetto alla scuola qualificata? Di chi è la colpa? Gli insegnanti, gli dirigenti, i docentoni? Perché una scuola pubblica con gli insegnanti dentro riescono a sopperire tutte le necessità aspettando i ritmi di ogni ragazzo? Devo dire che mio figlio è un ragazzo di 30 anni, non solo 15 o 20. Come mai questa cosa? La sua vita mi sta rispondendo. Poi ci abbiamo la conclusione, Ettore, dopo andiamo a mangiare, a bere qualcosa. Allora, io non so di chi sia la colpa, però adesso dire che la scuola vive una situazione di profondo, di difficoltà molto forti, un po' è dovute all'accesso alla professione di insegnante. No, diciamo le cose in modo chiaro, per anni l'accesso al mondo della scuola è stato una sorta di ammortizzatore sociale, non serviva per i neolaureati che non potevano, non erano intenzionati, interessati a guardarsi attorno, comunque era una buona possibilità, ma fino a qualche anno fa, adesso è impossibile entrarci, ma fino a qualche anno fa era un'opzione da considerare con attenzione, perché soprattutto per le donne, no, offriva un mestiere, una professione impegnativa, ma fino a un certo punto, che permetteva la conciliazione dei tempi familiari con i tempi professionali. Non è più così. No, non è più così, e questo ha creato un bacino, un clima all'interno delle istituzioni che è di immobilismo molto molto forte. Due, l'altra cosa, le istituzioni pubbliche, come non soltanto le scuole, sono degli enti che sono fortemente sindacalizzati. Ora, i sindacati hanno fatto delle grandissime cose, sono stati importanti per lo sviluppo civile della nostra nazione. Però siamo giunti al punto oggi dove ogni minima azione deve essere contrattualizzata, e se non è esplicitata nel contratto o nella legge, nessuno fa nulla. Questa è una rigidità culturale che paralizza l'attività delle istituzioni scolastiche. Per cui o si motivano gli insegnanti con la relazione, con l'empowerment, perché c'è un dirigente che vuole investire in questa direzione, o altrimenti si rischia di stare all'interno di procedure meccaniche molto fredde, asettiche, rigide e, diciamo così, impersonali. Di chi è la colpa? La colpa è di tutti e di nessuno, però voglio ricordarvi che qualche settimana fa la Buona Scuola, questo progetto del governo Renzi, per carità, encomiabile, ho apprezzato molto, per la prima volta un primo ministro che si mette direttamente in gioco, no, nel tentativo di ripensare il sistema scolastico. Ma quanti di voi hanno notato, no, di quanto si parla di disagio, o di SA, o apprendimenti difficoltosi del progetto? Praticamente è un problema che non esiste. Allora qui c'è tutto lo spazio per le associazioni, per le famiglie, per i cittadini, a fare un'operazione di voice, cioè quella di alzare la propria voce e dire: non è così, si può migliorare, è perfettibile. Lei ha fatto, secondo me, signora, con la scuola paritaria, un'operazione di exit, cioè in qualche modo scelte come la sua, se moltiplicate, no, rischiano di indebolire, no, ancora di più un sistema già detto. Ma si può fare a meno della scuola pubblica? Non lo so. Se abbiamo la conclusione, ti ringrazio veramente tantissimo. Adesso, ma sono proprio io. Cioè, infatti, che faccio? Quando parlo io passo lavoro. C'è un aperitivo fuori, attenzione alla patente dopo, però adesso dobbiamo capire consolarci, da quello che abbiamo sentito. Vorrei che andaste a casa però con un messaggio di speranza, che è quello che insieme ce la facciamo, non è un modo di dire, perché tante cose sono state fatte, tanto ci aspetta, ma noi con tutte le nostre diverse competenze, con le nostre diverse caratteristiche, insieme sono sicura che faremo la differenza. Grazie veramente a tutti, grazie.